Da vigevano a Milano, anche sotto la pioggia, con bandiere e cartelloni. I lavoratori della Moreschi, venerdì mattina, hanno deciso di modificare il luogo del presidio, dalla città ducale alla metropoli. Hanno voluto emulare il marchio che forma una M con due scarpe, che da qualche settimana, nelle comunicazioni pubblicitarie, è stato slegato da Vigevano e si è legato alla città di Milano. Il futuro dei dipendenti è sempre più incerto, soprattutto dopo la decisione dell'azienda di spostare la produzione altrove e di licenziare così 59 persone. La situazione non è delle migliori, stiamo protestando per il nostro diritto di lavoro e per gli stipendi, per tutte le promesse fatte e non mantenute. E siamo arrivati fino a Milano a fare questa protesta. Il futuro è grigio, per non dire nero, vedremo, non sappiamo ancora quello che ci aspetta. Cercheremo un attimino di darci da fare e il giorno che riceveremo le lettere di licenziamento vediamo. Diciamo che andiamo a lavorare praticamente senza soldi, perché senza stipendio, perché siamo sempre in attesa dello stipendio che sembra un miraggio, e non lavoriamo perché abbiamo scarpe ferme da mesi e mesi, ma non avendo materiale per finirlo siamo a lavoro ma di produzione non ne facciamo e quindi siamo un po' arrabbiati. Gli stipendi di febbraio non sono stati ancora saldati completamente e con essi tardano ad arrivare anche gli altri bonifici, come quelli di chi è andato in pensione a fine gennaio e ancora non si è trovato sul conto l'ultimo salario. Al fianco dei dipendenti ci sono sempre le organizzazioni sindacali che non vogliono pensare di dover salutare per sempre uno stabilimento che ha fatto la storia della città. È un'azienda che nel territorio dava anche lavoro alle piccole realtà che la circondavano e che oggi rimangono anche loro senza nulla da fare. Noi chiediamo che l'attività produttiva rimanga a Vigevano, consapevoli che in quel sito produttivo, che è un sito produttivo bellissimo e anche, mi sento di dire, anche all'avanguardia, è stato uno dei precursori del dottor Moreschi, era stato uno dei precursori del welfare, all'interno dello sito produttivo c'era anche un asilo. Siamo consapevoli che quel sito è molto grande per la realtà che è rimasta oggi, la popolazione che è rimasta oggi. Non chiediamo che sia svolta lì, ma che rimanga quantomeno nel territorio vigevanese.